Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Cos'è l'effetto memoria di un condensatore? Cos'è l'isteresi del dielettrico? Allora, facciamola breve. Se noi applichiamo una tensione a un condensatore e poi lo scarichiamo su un carico, poi stacchiamo il carico e lo lasciamo un po' di tempo lì, cosa succede? Il condensatore, dopo di un po', andremo a misurarlo con un tester e avrà una tensione ai capi che non sarà zero. Quello è l'effetto memoria, cioè è un residuo di polarizzazione del dielettrico che si manifesta come tensione ai capi del condensatore. Quando non ci interessa l'effetto memoria di un condensatore, non ci interessa sui condensatori di livellamento, nei filtri di alimentazione, lì anche se hanno un effetto memoria ragguardevole, è praticamente ininfluente. Infatti in quel caso lì si usano i condensatori elettrolitici che sono quelli che hanno il maggiore effetto memoria. Ci interessa invece tantissimo sui condensatori di accoppiamento. Noi dobbiamo avere una tensione in ingresso che si ripercuote esattamente all'uscita, senza che questa venga influenzata dallo stato precedente del condensatore. Questa è una breve tabella che riassume le caratteristiche per quello che riguarda l'isteresi del dielettrico dei condensatori più comuni. Come vedete, quelle che hanno un'isteresi maggiore sono quelli elettrolitici, che vanno da un 10 a un 15%. Quelli migliori, invece, come condensatori di accoppiamento, sono quelli in polipropilene. Sono condensatori a film plastico di polipropilene, che hanno un'isteresi che è veramente bassa, che va dallo 0,1% allo 0,05%, quindi molto molto bassa. Di seguito vi metto un breve video dimostrativo che ho pubblicato qualche anno fa su un altro canale, che comunque dimostra in modo empirico questo fenomeno che è l'isteresi del dielettrico. Questo video vuole investigare sull'effetto memoria di un condensatore elettrolitico di grande capacità. Come vedete, questo è un 33.000 microfarad 63 volt e lo stiamo caricando da circa un'ora mantenendo una tensione stabile di 32,2 volt. A questo punto lo scaricheremo per 10 secondi su un carico fittizio, in modo da evitare troppi shock al condensatore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verifichiamo che il condensatore sia completamente scarico con il tester. Completamente scarico. Questo è l'errore tipico del tester. A questo punto togliamo il carico e aspettiamo. Dovremmo in teoria aspettare almeno un minuto. Noi invece cosa facciamo? Monitoriamo direttamente la tensione e vediamo un po' l'andamento. Come vedete sta risalendo, questo testimonia l'effetto memoria del condensatore. Possiamo anche misurare direttamente sui reofori, sugli attacchi a vite in questo caso. Comunque vi anticipo che la prova l'ho già fatta, la tensione salirà fino a circa un volt. Quindi 1 fratto 32,2% è la percentuale di effetto memoria di questo condensatore. Più avanti farò un video dedicato sulla scelta dei condensatori, sia per quello che riguarda quelli di livellamento che quelli interstadio. Quindi vi lascio e vi rimando ai prossimi video. E se volete mettetemi un mi piace sul video. Grazie. Buona serata.